Io uso Gmail come uso l'iPhone, li uso per farmi tracciare, per lasciare a quelli che devono controllarmi di controllarmi. Poi quando non mi voglio fare controllare uso un Nokia 3310 con una SIM turca, qualche volta il vecchio modello del 3310, il vecchio non modello, quello. Esatto. Quindi uso un vecchio modello Nokia con una SIM turca intestata a un curdo morto e pace all'anima sua. Si può dire questa cosa? Sì, 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 perché no? È divulgabile? Sì, sì. Arturo, se dovessimo provare a spiegare il lavoro che fai, è più giornalistico, è più di divulgazione, è più di politica? Il tema anche e soprattutto non far, cioè fare informazione sui temi della privacy, dei diritti alla privacy, dei dati personali, sicurezza informatica. Che tipo di lavoro è? Beh, il mio desiderio quando lavoro è di aiutare le persone a capire meglio il mondo che le circonda e riesco a farlo soltanto se l'ho già capito io. Quindi in realtà cerco di studiare, di capire le cose per me e una volta che le ho capite per me, se le ritengo importanti, provo a raccontarle agli altri. I direttori dei giornali si fidano di te nel momento nel quale proponi un pezzo? C'è stato un momento nel quale, pur capendo l'importanza di quel pezzo, hanno voluto non pubblicarlo? No, i direttori dei giornali sono sempre fidati di me e anzi mi hanno difeso. Devo dire che quelli che mi hanno difeso di più sono stati i direttori, in particolare un direttore che è Gianni Riotta, quando scrivevo per il Sole 24 Ore. E io mi sono sempre trovato molto bene con la Repubblica, di cui non sempre ho condiviso e condivido la linea politica editoriale, mi sono sempre trovato bene per la grande attenzione al prodotto del giornale, che è pubblicare notizie. Oggi il giornalista non è più quello che scrive l'articolo e basta, ma il giornalista può avere i suoi canali sui social, può essere contattato, può avere anche accesso a informazioni dirette con una velocità impressionante, prima non era possibile. Io penso che il giornalista puro, come figura professionale, se mai sia esistita, oggi è in via di estinzione, nel senso che intanto i giornalisti all'interno delle redazioni, collocati all'interno delle redazioni, sono sempre di meno. La filosofia, il business model ormai di tutti i giornali, anche dei grandi giornali patinati, cartacei, finanziati da soldi pubblici e con grandi investitori pubblicitari, la filosofia, il business model presuppone di avere poche persone molto qualificate all'interno della redazione che gestiscono una grande pletora di collaboratori esterni, quelli che chiamiamo freelance. Quindi il giornalismo, che era basato su una grande redazione dove c'erano delle categorie specifiche che contribuivano insieme a produrre il pezzo, il servizio, eccetera, non esistono più, anche perché l'avvento dei mezzi di comunicazione personale ha fatto sì che tutti quanti noi facessimo il one man show, cioè giornalisti capaci di raccontare una storia con un audio, con un video, con una fotografia e poi con un testo, nel senso che nella nostra società dell'immagine è venuta meno anche l'importanza della scrittura, che si è dovuta adeguare ai formati del web. Se ci fate caso, soprattutto sui giornali della carta stampata, il testo scritto si riduce, aumenta il font size degli articoli, lo spazio interlinea, ci sono più fotografie e così via. Questo è un trend che dura dagli anni 2000, però la colpa è dei lettori. La colpa è dei lettori che non vogliono pagare le news, soprattutto se le news sono online, ritengono il loro diritto leggere le cose che qualcun altro ha pubblicato e per le quali è stato pagato o deve essere pagato, e soprattutto di un fenomeno che è generale, quindi insomma Mi fai un assist in questo caso, perché se qualcosa è gratis si dice spesso che allora il prodotto sei tu. Assolutamente. E quindi in sì. Questo caso anche l'informazione gratuita ti utilizza come prodotto. Questo vale per tutto, questo vale per l'email gratuita di Gmail,
Io personalmente uso Proton Mail, pago un po' di soldi all'anno, finanzio il progetto e ho una mail cifrata, sicura, con un nome che non riporta a chi sono veramente io e accetto di pagare qualcosa in più. In realtà io uso Gmail come uso l'iPhone, li uso per farmi tracciare, per lasciare a quelli che devono controllarmi di controllarmi. Poi quando non mi voglio fare controllare uso un Nokia 3310 con una SIM turca, qualche volta il vecchio modello del 3310, il vecchio non modello, quello. Esatto. Quindi uso un vecchio modello Nokia con una SIM turca intestata a un curdo morto e pace all'anima sua. Si può dire questa cosa? Sì, 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 perché no? È divulgabile. Sì, sì. E quando uso la posta elettronica, uso Gmail se voglio farmi eventualmente tracciare. C'è stato un momento nel quale, sicuramente non tantissimo tempo fa, ma neanche poco, hai capito che era importante iniziare a non farsi tracciare o comunque non fare come Hansel e Gretel che lasciano le mollichine per essere ritrovati. Quando è stato quel momento che hai capito quanto era importante il fatto di essere sicuri all'interno della rete che è internet, di sentirci al sicuro? Io ho sempre pensato che la privacy in internet fosse importante. Il motivo è presto detto. Io ho cominciato a interessarmi di computer lavorando insieme a un gruppo di hacker nell'underground romano, al Forte Prenestino, un centro sociale occupato dove ho imparato gran parte delle cose che conosco. E poi questa esperienza l'ho continuata all'Università di Stanford, dove facevo il ricercatore e insegnavo. Anche lì ho incontrato degli hacker importanti con cui sono ancora amico, come Richard Stallman. Ho sempre pensato che la privacy fosse importante perché alla fine noi al Forte Prenestino usavamo i computer per discutere di argomenti che non trovano spazio nei media mainstream, ad esempio la democrazia elettronica, l'HIV, i finanziamenti di alcune banche private e così via, le cose di cui oggi forse si occupa meglio di noi WikiLeaks, insomma, per capirci. Quindi abbiamo sempre ragionato sulle tematiche della trasparenza e della corruzione sapendo che eravamo esposti a un potere incontrollabile che era il potere della sorveglianza, l'abbiamo sempre saputo, e quindi come tutti i gruppi underground, come tutte le sottoculture, abbiamo sempre badato bene a non far tracciare i comportamenti che potevano essere strumentalizzati per dei fini che non erano i nostri. Io ho sempre saputo, e non so quanti lo sanno, che i computer sono stati creati per sorvegliare, cioè i computer sono stati creati e hanno avuto il loro grande momento di exploit quando gli alleati dovevano decrittare la macchina Enigma con cui i tedeschi, i nazisti, cifravano i loro messaggi e rendevano facili le comunicazioni tra il comando generale e gli U-boat tedeschi che affondavano le grandi navi americane che portavano armi, uomini, masserizie. Io ho sempre saputo che i computer erano gli strumenti di sorveglianza, come dire, non ci trovo nulla di... E oggi lo sono ancora? Io... O parlando di dispositivi forse, non di computer, ecco, pensiamo allo smartphone, pensiamo degli oggetti di uso comune. Sì, quando parliamo di computer tendenzialmente stiamo pensando a un microprocessore che fa dei calcoli velocissimi e produce un output fatto di dati che individua appunto dei comportamenti. Quando parliamo di computer stiamo parlando di quei 4-5 microprocessori che ormai stanno dentro le automobili, no? Sul cruscotto, vicino al parafango e così via. Parliamo dei computer dell'internet delle cose, stiamo parlando quindi dei computer che ti permettono di accendere il riscaldamento a casa anche se sei 200 km lontano. L'internet delle cose quindi è l'internet di tutti quegli oggetti intelligenti connessi alla rete, quindi dallo smartwatch al telefono, alla TV, eccetera, eccetera. Quelli della National Security Agency lo sanno benissimo, tant'è vero che hanno costruito dei software appositi per permettergli di spiarti dentro casa dalla smart TV che hai nel salotto. Quindi i computer sono stati sempre degli strumenti di sorveglianza. Poi noi abbiamo reinterpretato, come dicono gli psicologi, funzionalmente i computer. Li abbiamo trasformati in strumenti di comunicazione, di socialità, di lavoro, anche di antagonismo.
E queste persone che oggi usano i computer, se sono colte a sufficienza, se hanno studiato a sufficienza, sono in grado di usare i computer in una maniera diversa da come sono stati pensati, come strumenti di profitto e di sorveglianza. E dall'uso che ne facciamo ovviamente dipende anche poi la quantità di dati che produciamo. Possiamo provare a immaginare quanto vale il dato di Arturo di Corinto, di Aldo Pecora, oggi sul mercato di Google piuttosto che di Facebook o di Apple? Guarda, c'è un gioco che gira in rete e che sostiene che è molto semplice ricavare il valore dei nostri dati su Facebook semplicemente valutando la capitalizzazione di Facebook e dividendola per il numero di profili che Facebook ha. Secondo questo gioco, ognuno di noi su Facebook vale $100 per i dati che rappresenta. Sono dati che ovviamente Facebook scambia e vende con industrie che si occupano di marketing diretto, industrie della sorveglianza, quindi pensa ai governi e così via. È molto difficile dire quanto valgono invece in altri contesti, insomma, perché dipende poi dall'uso che si fa di questi dati. Chiaramente sono dei dati che sono più importanti e che valgono più di altri, cioè questo mi sembra ovvio. Facciamo un esempio: nel deep web o nel dark web vengono venduti i dati personali relativi alla posizione bancaria di Arturo di Corinto e vengono venduti i dati relativi alla posizione bancaria di Paolo Gentiloni. È chiaro che quelli di Paolo Gentiloni valgono di più. I dati aggregati valgono di meno di dati targettizzati, di dati verticali, di dati sensibili e così via. Perché quello che non bisogna mai dimenticare è che il dato identifica un comportamento e permette di fare delle previsioni. I dati non solo consentono di costruire un profilo, il digitale della persona a cui si riferiscono e che li ha prodotti questi dati attraverso i suoi comportamenti, ma identificano dei comportamenti. Sulla base dei comportamenti, ogni tipo di industria e di governo costruisce delle politiche. C'è vita oltre Google. Tu prima hai citato un termine, hai detto deep web. Vogliamo spiegare un po' che cos'è questo deep web? Immaginiamo di spiegarlo alla mamma o alla zia che non ne sa nulla e forse a malapena riesce ad andare su WhatsApp. E utilizzare dei siti e dei servizi che non sono direttamente indicizzati dai motori di ricerca. Internet non è il web non è internet. Internet è un'astrazione logica e ha a che fare con una serie di protocolli, quindi di regole che consentono la comunicazione tra computer diversi su reti eterogenee. Mentre il web è la parte grafica, multimediale, interattiva di internet. Quindi l'interfaccia. Esatto, diciamo che è quel tipo di servizio che ci permette di fruire di informazioni residenti su server organizzate in una maniera fruibile per noi che veniamo dalla forma libro della cultura. Quindi che leggiamo in un certo modo, che vediamo in un certo modo, che siamo abituati culturalmente alle foto, ai video e così via. E questo è il web ufficiale? Questo è il web. Il web ce lo possiamo immaginare come servizio che emerge da internet, ce lo possiamo immaginare come un iceberg. La punta dell'iceberg è il clear web o il surface web, il web di superficie. Nel web di superficie ci sono Google, LinkedIn, Twitter, Facebook, laRepubblica.it, Uniroma.it, insomma i giornali, i siti, i siti dei nostri giornali preferiti, dei nostri attori, dei cantanti e così via. Sotto il pelo dell'acqua questo iceberg è molto grande e quella è la parte del web che noi possiamo identificare come il deep web. Quindi il web profondo. Esatto. Il deep web per definizione è la parte non indicizzata dai motori di ricerca come Google, sia perché è fatta di siti con indirizzi e domini che vengono accesi per 2 ore e poi scompaiono, sia perché sono gestiti da comandi, ad esempio robots.txt, che impediscono ai crawler, cioè ai raccoglitori di link dei motori di ricerca, di indicizzare i siti stessi, i nomi stessi. E nel deep web ci sono solo, diciamo, persone che vogliono proteggere i loro dati e le loro informazioni o anche dei malintenzionati? Spesso comunque si dice invece che forse ci sono solo i malintenzionati. Hanno informazioni che sono sia legali che illegali, sono informazioni che riguardano
non lo so, la compravendita di Bitcoin piuttosto che scandali sessuali di politici e ministri, piuttosto che foto pedopornografiche, piuttosto che shop online, cioè siti di e-commerce che vendono merci illegali. Quindi in realtà, se noi pensiamo che nel surface web ci sono i siti di phishing, cioè dei siti clone dei siti ufficiali, ad esempio un sito che mima l'aspetto della mia banca e che se ci vado sopra e ci metto le credenziali in realtà me le ruba, devo pensare che nel surface web ci sono dei siti sia legali che illegali, dei siti sia pericolosi che legittimi. Nel deep web ugualmente ci sono dei siti legittimi e illegittimi. In fondo, se tu ci sono delle persone, dei think tank, che ti chiedono di pagare informazioni privilegiate secondo un prezzo che loro hanno stabilito. Cosa c'è di illegale in questo? Probabilmente niente. Nel dark web lo stesso, spesso il dark web, questi siti nascosti nel dark web, questi siti .onion, hanno le informazioni su gli abusi dei diritti umani in Siria, in Turchia, in Arabia Saudita. Ma perché non possono stare in superficie? Perché devono stare giù? Perché le persone che gestiscono questi servizi di informazione, ad esempio sugli abusi dei diritti umani, temono la rappresaglia. Se non avessi incontrato la tecnologia per strada e se non avessi incontrato poi il mestiere di scrivere, cosa ti sarebbe piaciuto fare nella vita? Bella domanda. Forse il poliziotto nei servizi segreti. Lo 007. In fondo noi giornalisti scriviamo un decimo di quello che vorremmo e un centesimo di quello che sappiamo veramente.